Per Storie dei Campi, Enzo Gambin tratta il tema della formazione in agricoltura, tema quanto mai attuale, e intervista Gabriele Panziera della Coldiretti. La formazione è un aspetto fondamentale nell'agricoltura, purché sia continua e sia sempre aggiornata. Con noi oggi abbiamo il dottor Gabriele Panziera, responsabile di tutta l'attività didattica di Coldiretti Verona. A lui la prima domanda: ma quanto vi è di necessità di mantenere un continuo aggiornamento, formazione e approfondimento nel settore agricolo? Al giorno d'oggi è di fondamentale importanza, è strategico. Se un'impresa vuole essere competitiva, l'imprenditore e i suoi dipendenti devono sempre aggiornarsi, devono crescere professionalmente. Lo strumento principe è la formazione, una formazione che deve essere però per gli imprenditori, quindi concreta, operativa, non deve essere troppo teorica, deve dare degli strumenti per affrontare il mercato globale, che è molto complesso, molto difficile. Tutti i settori della formazione sono importanti, sia quello agronomico, quello economico-commerciale, però se posso dire una cosa, è soprattutto oggi il saper vendere importante, saper vendere i propri prodotti sul mercato. Questa forse è la prima competenza che oggi viene richiesta e noi cerchiamo di trovare gli esperti, i docenti che aiutano gli imprenditori a trovare questa strada di maggiore vendita e valorizzazione dei loro prodotti. Quanto è impegnata Coldiretti in questa fondamentale attività? Ecco, Coldiretti, con la sua società di servizi, che è Impresa Verde Verona, che è accreditata in Regione del Veneto per la formazione continua e anche per la formazione superiore, è leader nel settore della formazione per gli imprenditori agricoli. Quindi Coldiretti ci crede, ha sempre mantenuto questo servizio essenziale, un servizio che è complesso perché comunque sono progetti difficili, gestione anche burocratica, e ci ha dato sempre delle risorse per poter continuare questo servizio che è strategico, ma anche molto apprezzato dai soci della Coldiretti, anche da chi non è socio, che dopo magari guarda a questa associazione di categoria con maggiore simpatia dopo aver frequentato magari un corso da Impresa Verde di Coldiretti erogato. Chi sostiene questa attività da un punto di vista finanziario? L'ente pubblico, la Regione Veneto, il Ministero, dà le possibilità economiche di attuare un'attività fondamentale e importante come la formazione? Diciamo che sono soprattutto fondi che vengono dall'Unione Europea. E però col controllo della regione del Veneto. Queste sono, diciamo, le risorse principalmente vengono dall'Unione Europea e la regione Veneto però supporta, è anche una buona utilizzatrice dei fondi europei, maggiore di altre regioni che sono un po' più in ritardo su questi aspetti. Certo che la burocrazia è sempre abbastanza complessa, quindi non è facile gestire un progetto formativo, ma noi ce la mettiamo tutta e credo che abbiamo anche dei risultati dai riscontri che abbiamo sul territorio. I giovani rispondono a questa attività, si iscrivono, partecipano, richiedono soprattutto di essere maggiormente istruiti. Molto, mezz'ora fa proprio era concorso di primo insediamento e c'erano giovani, anche molte ragazze, anche con molte idee imprenditoriali e chiedono proprio di essere aggiornati e di poter crescere professionalmente, è anche una sfida che abbiamo. Hanno molte idee, però a volte sono confuse, occorre mettere su un progetto imprenditoriale chiaro e quindi la formazione aiuta loro a fare dei progetti imprenditoriali anche vincenti per i difficili tempi che purtroppo stiamo vivendo. Quindi un'attività di formazione, ma anche di indirizzo, dottor Panziera, perché sento che avviate proprio queste persone a scegliere un ambiente di mercato, a scegliere delle attività. Perciò si abbina questi due processi, Sì. formazione e anche indirizzo.
Sì, Enzo, sicuramente di indirizzo, userei anche il termine di accompagnamento, cioè nessuno è nato imparato, neanche noi siamo in grado di risolvere tutti i problemi degli imprenditori. Però gli diamo degli strumenti formativi per mettere bene in fila le loro idee che siano vincenti. Ecco, questo è un accompagnamento, è tirare fuori anche le loro risorse umane, personali, professionali. Quindi un percorso assieme, un percorso di accompagnamento. Questo abbiamo sempre impostato così la nostra attività formativa, vedo che ci sta dando dei risultati, anche soddisfazione, perché ci ringraziano, si crea anche dell'amicizia, delle relazioni, e c'è anche una fidelizzazione verso questa associazione di categoria che è Coldiretti. Oggi con il dottor Gabriele Panziera abbiamo affrontato un argomento fondamentale, probabilmente è la base dell'agricoltura, soprattutto per i più giovani. Grazie e a risentirci al prossimo appuntamento. Grazie a te, grazie Enzo, grazie anche a questa possibilità di questo breve pensiero che ho potuto illustrare sulla formazione. Grazie a tutti, buona giornata.